Michela più giovane di me di parecchio e, e quindi eh, vediamo eh, il progetto di oggi, uno scaldacollo facilissimo da fare anche per i principianti, in mezz'ora vi fate uno scaldacollo. Qui lo vediamo con il filato in pelliccia, si possono ottenere diversi effetti a seconda del filato usato, il metodo sarà sempre lo stesso, l'effetto cambia a seconda appunto del filato che usate. Questo è con la pelliccia, adesso vi mostriamo con un filato semplice di lana acrilica usato in doppio. Sì, l'asola è questa, brava. Non eh, la posso però. aiutare perché sto tenendo la telecamera, <ride> quindi ecco sì, fammi vedere. Sì, l'asola è giusta, ok, perfetto, brava Miki. Allora, questo è un filato eh, in acrilico, dicevo, ho usato in doppio il viola e il rosso insieme per creare questo effetto shock, però direi molto eh, carino, vedete su un maglione tutto nero, adesso ci mancava il sole, è uscito il sole, non si vede più l'effetto, comunque vedete come ravviva oltre a tenere caldo come ravviva un semplicissimo maglione nero e infine abbiamo un'altra combinazione di colori questo qui nero pure questo doppio colore con un filato ancora più spesso un, fi eh, un filo nero e un filo con vari riflessi viola, giallo altri colori eccolo qui e questo fatto con poi vedrete nel video con un numero di catenelle superiori poi nel video ve lo spiegherò quindi andiamo a vedere come si fa questo progetto semplicissimo grazie Michela per aver posato per noi per questo progetto sto utilizzando questo filato della Gründel, eccolo qua Lisa Premium Uni un filato molto economico che trovate su Amazon, adatto per questi lavoretti tipo scaldacollo, guanti, cappelli, dove insomma occorre un filato che sia di buona qualità ma che non costi poi tanto. Eh, questo eh, filato è composto da un 100% di poliacrilico, però non fa pallini, lo trovo morbido e al tempo stesso sostenuto, mi dà un bel effetto, mi piace. Allora, per 50 grammi sviluppa 133 metri, nel caso in cui voleste usare dell'altro, questa è l'informazione che vi serve. Io userò questo filato che qui vedete in giallo, che è disponibile in tutti i colori dell'arcobaleno. Eh, in questo caso sarò eh, due fili insieme di colore diverso uno in viola e uno in rosso voi potrete sbizzarrirvi a creare effetti cromatici veramente accattivanti accoppiando i colori che meglio credete o facendolo tutto di un colore lo potete fare per esempio tutto giallo usando due gomitoli e mettendo il filo in doppio per questo filato in doppio Utilizzerò un uncinetto da 7 mm. Potete usare, ovviamente, se ce l'avete disponibile, altro filato che eh, messo singolo sia sufficientemente grosso per essere lavorato, per esempio, con un uncinetto. Da 7 ma comunque io vi darò le istruzioni eh, in centimetri così che se volete usare dei filati più sottili lo potete fare anche se per questo genere di lavorazione vi consiglio un filato grosso perché l'effetto è più bello e questo è lo stesso modello identico nella lavorazione a questo in lana Vedete soltanto che questo è realizzato, e quindi fa un effetto molto più voluminoso: è realizzato con il filato in peluche o pelliccia che dir si voglia. Stessa, stessa lavorazione. Qui ho usato però un uncinetto numero 8. Ovviamente ho fatto meno catenelle perché il filato eh, sviluppa più volume, e questo è l'effetto. Con il filato in peluche. Nodo d'inizio per cominciare. E adesso fate tante catenelle quante ve ne servono per avere una lunga catena di 45 centimetri circa. Ovviamente, se avete un collo più spesso, la potete fare lunga quanto vi pare, l'importante è che sia appunto della misura del vostro collo. Nel mio caso va bene 45 centimetri, dato che poi un pochino all'uncinetto cede. Nel mio caso specifico, ci sono volute 47 catenelle. Adesso una catenella addizionale di alzata e poi a partire dall'uncinetto esclusa la sola stessa sull'uncinetto, conto 2 catenelle una e due. Nella seconda entro e faccio una maglia bassa. Dopodiché, proseguo facendo tutte maglie basse in ognuna delle catenelle seguenti, fino ad arrivare alla fine e alla fine di questa riga otterrò quindi in totale 47 maglie basse. Finita la vostra riga, vedete con l'ultima maglia bassa nell'ultima catenella, ecco ve la rifaccio vedere, siamo pronti per la seconda riga che iniziamo con una catenella, voltiamo il nostro lavoro e a partire dalla primissima maglia, perché la catenella non conta come maglia sostitutiva, Andiamo a ripetere la maglia bassa e continuiamo facendo una maglia bassa in ognuna delle maglie sottostanti. In questo modo importante per non sbagliare, ricordatevi che la catenella iniziale è di alzata e non sostituisce la prima maglia bassa alla fine della riga 2 fate l'ultima maglia bassa nell'ultima maglia bassa sottostante mi raccomando non lavorate nella catenella di alzata adesso una catenella di alzata girate il lavoro rientrate nella prima maglia e iniziate con una maglia bassa e proseguite con un'intera riga di maglie basse quindi una maglia bassa in ognuna delle maglie basse sottostanti fino a fine riga in totale abbiamo realizzato quattro righe 1 2 3 4 a maglia bassa alla fine della quarta riga rientriamo nell'ultima maglia a fare una seconda maglia bassa da qui 1 2 3 4 catenelle e nell'ultima maglia dalla parte opposta faccio 1 e 2 maglie basse adesso da qui partiamo a fare la frangia 10 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 adesso nella prossima maglia una maglia bassa e ripeto Dieci catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, nella prossima maglia, una maglia bassa. Ripeto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. 9, 10 catenelle nella prossima maglia una maglia bassa e vado avanti in questo modo fino vedete si crea questa frangia fino ad arrivare all'ultima maglia di questo margine. Quindi continuo con questa lavorazione lungo tutto il margine. arrivati vedete nell'ultima maglia abbiamo fatto l'ultima frangia da questo punto rientriamo nella stessa maglia e facciamo una maglia bassa poi facciamo una maglia bassa in corrispondenza di ogni riga sottostante quindi 1 2 3 sono 4 le righe e 4 nella quarta riga una seconda maglia bassa, ecco qui. E da qui riprendiamo con 10 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 nella maglia bassa sottostante seguente una maglia bassa e proseguo quindi lungo questo margine facendo la stessa cosa che ho fatto dall'altra parte e cioè tutte queste frange fino ad arrivare all'ultima maglia bassa di questo lato. Quando avete seguito l'ultima frangia nell'ultima maglia bassa, siamo pronti per andare a decorare quella che rappresenterà l'asola del nostro scaldacollo, e cioè quello spazio di 4 catenelle che abbiamo fatto precedentemente, entriamo in questa sola e facciamo 6 maglie basse. 1 Due, tre, quattro. Cinque, sei, e adesso chiudiamo con una maglia. Bassa nell'ultima, nella eh, diciamo maglia bassa seguente. E in questo modo abbiamo completato il nostro lavoro. Una maglia bassissima adesso nella prima catenella che segue. In questo modo tagliamo. Il filo, una catenella, tiriamo il nostro filo per andare a chiudere il lavoro. Nasconderemo poi questo filo nelle maglie retrostanti con un uncinetto più piccolino. Vi mostro come. Questo è il retro del lavoro. Cominciate a far passare il filo in esaurimento sotto le maglie per nasconderlo in questo modo fino appunto all'esaurimento di questa codina finale. in modo che non sia più visibile quando l'avete passata sotto almeno una 10 15 maglie tagliate il filo in eccedenza e il vostro lavoro è completato a questo punto ormai il nostro lavoro è terminato da un lato abbiamo la nostra asola, l'altro lato non dobbiamo fare altro che fissare un bottone. Io qui ho fatto un bottone di lana. Se vi interessa vedere come si fa un bottone di lana, eh, potete eh, vedere nel box informazioni qui sotto. Vi metto il link di questo video, oppure eh, in alto eh, a destra cliccate su quella i che appare anche lì c'è il video del bottone oppure linkato alla fine di questo video altrimenti potete mettere un bottone tradizionale che sia adatta eh, che sia adatto scusate al foro di questa di questa osola. e a questo punto non vi resta che indossarlo e vedete si allaccia in questo in questo modo e questo è il nostro scaldacollo completato. Ed ecco qui l'effetto finale di questo scaldacollo veramente simpatico. Guardate carino indossato eh, sopra un maglione colorato anche a tinta unita, proprio per ravvivarlo. Per esempio, lo potete immaginare anche sopra un maglione, eh, tutto nero, un po' anonimo, un po' banale. Con uno scaldacollo. In questo modo, oltre che stare calde, andate a ravvivare il vostro maglione. Questo qui invece è il maglione prima. Donna, che io ho fatto un po' di tempo fa, vi metterò il link anche di questo maglione. Se vi interessa, guardate che colori e come sta bene con lo scaldacollo. Quindi direi che è un progetto veramente carino e azzeccato. E questo è un altro modello fatto con altre lane. Come vedete, vi potete. Uh, sbizzarire con i colori, e studiare, insomma, utilizzare anche degli avanzi, ed infine, il nostro scaldacollo è pronto. Avete visto, è stato facilissimo e ci abbiamo messo pochissimo tempo. Se questo progetto ti è piaciuto, regalami un mi piace, aiuterà il mio canale a crescere. Iscriviti al mio canale e clicca sulla campanella per rimanere aggiornato sempre su tutti i video. Ti aspetto anche su Facebook: abbiamo la pagina ufficiale che si chiama Alex Crochet, oppure il gruppo chiuso che si chiama Uncinetto Moderno di Alex. Vieni che ti aspetto! Grazie per avermi seguito anche stavolta, ci vediamo presto con nuove idee, ciao!